Ci speri, i vicentini ci sperano ed è giusto che sia così perché il Vicenza ad oggi è una delle squadre che merita i playoff. Altra squadra che merita i playoff, forse anche qualcosina in più, ma diciamo i playoff anche perché già io ho avuto modo di sentire 2 settimane fa alcuni tifosi dell'Avellino che mi hanno detto: beh, sai Giovanni, io credo che noi crediamo che l'Avellino sia una grande realtà, ma sempre restiamo sempre delusi perché arriviamo al punto D e poi cadiamo via, scivoliamo via. Quest'anno no, quest'anno nell'Avellino che ha stravinto la partita col Frosinone, l'ha vinta proprio mentalmente, ha giocato un calcio offensivo, ma ha praticamente intimorito il Frosinone. Ecco, la differenza sta lì. Il Frosinone è una squadra che sta nei piani alti della classifica perché gioca un calcio propositivo, ha un allenatore intelligente, un allenatore che conosce il campione di Serie B. Quindi non è una squadra sprovveduta. L'Avellino l'ha surclassato dal punto di vista mentale. Quindi questo significa che l'Avellino ha attraversato dei momenti della stagione dove praticamente inanellava dei pareggi, qualche sconfitta interna, addirittura dei pareggi un po' deludente. Invece no, l'Avellino è riuscito a tenere quell'equilibrio mentale che l'ha portato a scontrarsi in queste partite importantissime con uno spirito diverso. Ecco, l'Avellino è entrato in campo con la voglia e la consapevolezza anche di dire: guarda, noi siamo l'Avellino, quest'anno vogliamo i playoff, e quest'anno i playoff ce li prendiamo. Quindi 42 punti in classifica vogliono dire semplicemente consapevolezza nei propri mezzi. E mister Rastelli lo sa, e se sei lì te la giochi. Quest'anno l'Avellino ha l'obbligo di andare ai playoff, non tanto perché ha una rosa più forte dello scorso anno, ma perché quest'anno stai confermando quello che hai fatto bene l'anno scorso. In più hai dei giocatori esperti come Castaldo su tutti, che ti fa la differenza in questo campionato. Avere un attaccante come Luigi Castaldo in Serie B significa avere veramente una marcia in più. Queste sono le due squadre che a me sono cadute all'occhio subito, Avellino e Vicenza, le due partite che io ho seguito e che mi hanno veramente fatto capire come il campionato di Serie B sta cambiando nel corso di queste settimane post mercato di gennaio. Altra squadra importante che ha vinto il Livorno, che è tornato a vincere e lo ha fatto in maniera interessante a Varese, giocando un calcio abbastanza sottotono, però alla fine ha vinto 1-0, si è portato lì terzo posto in classifica, 43 punti. Diciamo che il Livorno sta facendo il campionato che doveva fare, cosa che non sta facendo il Catania, pareggiato 1-1 in casa col Crotone, grazie a Castro all'ultimo secondo, se vogliamo, al 92esimo. Ha salvato Dario Marcolin da una sconfitta immeritata, secondo me, anche perché il Catania non aveva giocato male. Catania che viene dunque dal terzo risultato utile consecutivo. Dopo 2 vittorie in casa, Pro Vercelli e Perugia, la partita rinviata di Modena, adesso è arrivato il pareggio col Crotone. È comunque una buona striscia. Certo, adesso si va a pensare anche a quello che sarà il prossimo turno per il Catania di Marcolin, che andrà a far visita al Pescara, un'altra delusa di questo campionato. Pescara che nell'ultima giornata di campionato ha perso malamente a Latina 2-0, che dunque ora deve interrogarsi su quello che veramente deve essere il proseguo del proprio campionato. I playoff non sono lontani, ma non c'è tanta, tanta, tanta fiducia in questa squadra. Questo è quello che in linea di massima è successo nella 26esima giornata di Serie B. Interessante, importante. Ora noi ci ascoltiamo un bel brano, dopodiché rientriamo in studio. Vi leggo una simpatica statistica stilata da Panini e dalla Lega di Serie B. Leggiamo insieme poi alcune notizie, vediamo un po' quello che è uscito fuori. Ricordiamo che noi ci colleghiamo spesso con seriebnews.com, che è il nostro portale di riferimento per le notizie di Serie B. E dopodiché andiamo a leggere gli squalificati. Il giudice sportivo ha emesso l'elenco degli squalificati, lo leggeremo insieme e presenteremo così la 27esima giornata di Serie B. Ci rivediamo qui dopo qualche minuto. Dopo questo bel brano di Mad, sayonara, a tra poco.
You don't know me, have a check, no fear. You don't hear me when I attack, I'm near. Me the powers infect you with my poison for real. You the middle, victim in the middle. This is how I fight my words, pass a bit on. Coming with a gun of blood, just cause you a little. Your girl's the kind of face, but I used to spit on. Mouth like a buttercup, terminator. I could be behind ya, look at your radar. Wait on no mic, no place where I stay. And visit the underground, yeah, stay hot. Break it out now, break it out now. Break it out now, break it out now. Moves like a tiger, living in a jungle. I'm a man in a struggle. I could see a little bit, I could see a little bit more. But I just wanna take a breath and keep it on the floor. Like I said, you're not out to the world. I could see a little bit. Be the one blessed. It's like fire, rise up as a tower. You see me as an alien, but I'm not possessed. Break it out now, break it out now. Break it out now, break it out now. Moves like a tiger, living in a jungle. I'm a man in a struggle. I could see a little bit, I could see a little bit more. But I just wanna take a breath and keep it on the floor. Torniamo in studio, dunque, torniamo qui su BNews RCD e dunque ritorniamo a parlare di Serie B. E lo facciamo subito con una notizia che è appena arrivata. Dunque, è una notizia che riguarda il Bologna. Come sappiamo, il Bologna ha subito il punto di penalizzazione dovuto ai mancati pagamenti IRPEF, e dunque il punto di penalizzazione ha fatto scendere il Bologna da 45 a 44 punti in classifica. Andiamo a vedere però cosa è successo, perché Claudio Fenucci, l'amministratore delegato del Bologna, ha annunciato che ricorrerà contro la penalizzazione combinata dei Felsini, e quindi ha dichiarato esattamente questo. Prendiamo atto della decisione del Tribunale Federale Nazionale della FIGC, ma non condividendo il provvedimento sia nella parte motivazionale che in quella sanzionatoria, in quanto violazione del fondamentale principio di parità delle parti nel procedimento disciplinare, provvederemo all'impugnazione della pronuncia davanti alla Corte Federale d'Appello. L'amministratore delegato inoltre aggiunge che la società pesantemente sanzionata per i fatti e accadimenti ai quali l'attuale proprietà è completamente estranea, attenzione, farà ricorso a tutte le istituzioni dell'ordinamento sportivo per ottenere annullamento della penalizzazione in classifica. Come dicevamo poco fa, ormai sembra che quasi che queste siano delle situazioni a cui le società devono praticamente prenderne atto, perché è impressionante. Vedi Parma, vedi Brescia, vedi Varese, cioè noi ci troviamo ad aggiornare praticamente la classifica di Serie B, in questo caso quasi in tempo reale, cioè settimana dopo settimana, più che i punti in classifica dovuto al campo dobbiamo andare
ad aggiornare quelli dovuti ai mancati pagamenti, a problemi amministrativi, a campi non idonei, eccetera, eccetera, eccetera. È veramente impressionante. Il calcio sta cambiando in maniera sconcertante, se vogliamo. Io credo che siamo di fronte a una situazione un po' paradossale, ecco. Si parla poco del campo, si parla molto, poi vediamo tutte le difficoltà a livello internazionale del nostro calcio, le nazionali che non riescono più ad emergere. Beh, in Italia si parla di tutt'altro tranne che di calcio giocato, ecco. Veramente un po' da riflessione questa quella che è la situazione calcistica italiana in questo momento. Ma comunque, come abbiamo detto prima, Big News qui su RCD vuol parlare di calcio giocato, vuol parlare di calcio quello vero, quello che piace ai tifosi, quello che piace ai tifosi che vanno allo stadio e che seguono i propri beniamini e vanno oltre quelle che sono le situazioni extra calcistiche. Andiamo a vedere qual è la programmazione della prossima giornata, 27esimo turno in Serie B. Partiamo subito sabato 21 febbraio alle ore 15 in campo Brescia-Perugia, Carpi-Virtus-Entella, Cittadella-Bologna, Frosinone-Provercelli, Spezia-Modena, Ternana-Latina, Trapani-Varese, Vicenza-Crotone, Bari-Virtus-Lanciano. Mentre domenica alle ore 12.30 andrà in campo il big match tra Livorno e Avellino e alle ore 15 Pescara-Catania, forse il derby delle deluse, lo definirei così. Dunque, come ogni classico appuntamento di fine programma, fine trasmissione, andiamo a presentare quelle che sono le qual è il big match, quali sono i big match da seguire in questa prossima giornata di campionato di Serie B. Come avevo detto, praticamente Livorno-Avellino, secondo me, al momento possiamo dirlo molto 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 chiaramente, è il big match, perché si incontrano due squadre che hanno praticamente un punto di distacco a favore del Livorno, 43 punti Livorno, 42 l'Avellino, ma soprattutto sono due squadre che vengono da due vittorie convincenti, soprattutto quella del Livorno, dell'Avellino, scusate. Il Livorno ha la squadra per andare in A, l'Avellino l'ha costruita e sta prendendo coscienza. Sono due squadre che giocano un calcio fisico, un calcio fatto di velocità, ma nello stesso tempo equilibrio. Hanno grandi attaccanti, due nomi su tutti. Io vorrei fare quello di Vantaggiato, anche per una questione di amicizia. Conosco Vantaggiato e so quanto veramente è uno dei più grandi professionisti in Serie B. L'impegno è la volontà di questo ragazzo, anche un po' in là con l'età, che sta facendo ancora la differenza in Serie B. E l'altro è il capitano Luigi Castaldo, vero leader degli Irpini, vero leader di questo Avellino, il vero lupo dell'Avellino di Rastelli. Sarà un campionato divertente, come dicevo, da qui in avanti. Avellino e Livorno, secondo me, sono due squadre che lotteranno fino alla fine per andare in Serie A. Vedo favorito il Livorno per questa partita, per carità, gioca in casa, ma l'Avellino è una squadra ostica, una squadra, come dicevo, intelligente. Rastelli è una persona, è un allenatore che conosce molto bene il campionato di Serie B, lo ha giocato, lo ha tastato, ed è sta proprio in una squadra, in un ambiente dove praticamente si respira Serie B, perché la Serie B è un campionato fatto di sacrificio, di corsa, di grinta, anche di tattica, per carità, di tecnica, ma se non hai il cuore in Serie B difficilmente fai tanti risultati utili consecutivi e costruisci una classifica importante. L'Avellino di Rastelli ha costruito tutto così, con l'impegno, il sacrificio, la volontà, l'organizzazione di gioco. Stessa cosa il Livorno, che magari ha qualche talento in più, si ligardi su tutti, ha una come si dice, possiamo dire anche una preparazione a stare ai piani alti di una classifica maggiore rispetto a quella dell'Avellino. Questo secondo me porterà a vedere finalmente uno dei più bei match di campionato di questa giornata. Poi voglio fare solo un riferimento a due partite e poi andiamo a leggere le decisioni del giudice sportivo. Carpi Virtus Entella, Cittadella Bologna. Voi mi dite, favorito il Carpi, favorito il Bologna. Ecco, io vi rispondo subito a questa domanda, perché sono due partite difficilissime. Credo che in questo turno possa essere favorito leggermente il Carpi, ma la Virtus Entella è una di quelle squadre veramente che può dar fastidio. È una squadra molto molto ostica
perché fa della tattica il punto di forza. Ora ha preso anche